Il gruppo dei conservatori e riformisti europei e quello liberale Renew Europe si contendono il terzo posto al Parlamento europeo. Mentre i liberali hanno perso 20 seggi alle ultime elezioni, soprattutto a causa del pessimo risultato del partito Renaissance del presidente francese Emmanuel Macron, i conservatori ne hanno guadagnati 4 e soprattutto stanno inglobando nuovi deputati provenienti da partiti di destra radicale entrati per la prima volta all'Eurocamera. Il gruppo di cui fa parte Fratelli d'Italia conta ora 83 eurodeputati, dopo l'ingresso di 5 membri di AUR, partito nazionalista ultraconservatore rumeno. AUR trebuie să fie în Parlament pentru că reprezintă... Potrebbe crescere ancora nei prossimi giorni, come spiega il suo co-presidente Nicola Procaccini. Maybe there are others who want join the ECR. We are talking with some others delegations. For example? No, I can tell you, I'm sorry, I can tell you. But we are optimistic because, the vote was clear. More power to the center-right and less to the center-left. I prossimi della lista potrebbero essere i polacchi di Confederazja, mentre la porta sembra definitivamente chiusa per gli ungheresi di Fidesz, non solo perché il partito del primo ministro Viktor Orbán si è dichiarato incompatibile con AUR, ma anche perché per entrare dovrebbe firmare una dichiarazione di sostegno al popolo ucraino contro l'invasione russa. Intanto anche Renew si allarga, accogliendo l'eurodeputato del partito belga Les Engagés e puntando ai 5 del partito paneuropeo Volt. Il sorpasso dei conservatori non dovrebbe incidere sulla scelta dei cosiddetti top jobs, le posizioni di vertice delle istituzioni dell'Unione Europea. I think that the distribution of top jobs is based on a political alliance. The political alliance is being shaped. I hope it will be confirmed between the European People's Party, the Socialist Party and Renew, and the top job will be based on this political alliance and not on other groups which do not belong to this alliance. La dimensione dei gruppi parlamentari incide sulla distribuzione delle presidenze nelle commissioni del Parlamento europeo. Ma a parte questo, il premio per la corsa al terzo posto resta soltanto simbolico. Gli ospedali di comunità, come già in altre regioni dove esistono da più tempo, sono quelle realtà che consentiranno la continuità assistenziale e alla dimissione da quello che sono gli ambiti di alta intensità di cura, prima di un ritorno al proprio domicilio, laddove possibile, senza che la persona debba continuare ad occupare un posto letto per acuti. Quindi questo ci metterà nella condizione di poter dare ai nostri concittadini un tempo giusto di assistenza ospedaliera, seguito da un periodo laddove necessario, per ragioni di salute, per ragioni anche di natura familiare, di poter continuare in sicurezza le cure post ricovero ospedaliero. Rappresentanti del territorio che ci hanno fatto questa sorpresa di diretta presenza, dietro sicuramente regolare il dito stipendio del governo regionale, 50 milioni per fare in modo che quei comuni che sono stati costretti a programma, abbiamo individuato le somme all'interno del Fondo Sociale di Coesione, come sapete. Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nel corso di 3 distinte operazioni, hanno sottoposto a sequestro complessivamente 90 esemplari di tonno rosso e 9 esemplari di pesce spada non tracciati, per un totale di circa 10 tonnellate di pescato. In particolare nel primo intervento le Fiamme Gialle di Bagheria hanno individuato alcuni furgoni provenienti dal porto della frazione marittima di Porticello nel comune di Santa Flavia, che di notte procedevano speditamente verso un deposito riconducibile a una nota pescheria di Bagheria, nel quale erano stoccati, prima di essere messi in vendita nei principali mercati ittici della zona, 16 esemplari di tonno rosso privi del documento di cattura. Nel secondo intervento, invece, i militari, perseguendo dei furgoni provenienti dalla medesima località portuale,
hanno individuato un deposito abusivo gestito da un soggetto privo di partita IVA e SCIA, al cui interno sono stati rinvenuti 44 esemplari di tonno rosso e 9 esemplari di pesce spada, privi di tracciabilità, fra i quali 25 esemplari sotto misura. Infine, nel corso di un terzo intervento, hanno rinvenuto altri 30 esemplari di tonno rosso, sempre privi della documentazione obbligatoria, all'interno del deposito di un'impresa con sede a Bagheria, operante nel settore della rivendita all'ingrosso di prodotti ittici. Le 10 tonnellate di tonno e pesce spada sequestrate, essendo state certificate come idonee al consumo alimentare da parte dell'autorità sanitaria locale, sono state devolute in beneficenza direttamente dai militari operanti alla Onlus Banco Alimentare Sicilia Occidentale. Nei giorni scorsi i militari della compagnia di Randazzo, con i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, hanno sanzionato il titolare di un esercizio commerciale di Bronte, ritenuto responsabile di alcune violazioni nel settore igienico-sanitario. A riguardo, i carabinieri hanno controllato un bar situato nel centro cittadino che adoperava come deposito alimentare un magazzino non a norma. In particolare, all'interno di un vano attivo al bar, i militari hanno trovato materiale in disuso, impolverato e accantonato vicino a buste di farina e granella di pistacchio, nonché barattoli di crema. In quest'ultimo caso, il titolare dell'attività non aveva alcuna fattura di acquisto della merce, che peraltro non era stata custodita secondo norme igienico-sanitarie adeguate. A seguito dell'ispezione, i prodotti alimentari sono stati sequestrati e nei confronti del proprietario del bar sono state elevate 2 sanzioni amministrative e pecuniarie dell'importo complessivo di 2.500 euro. Istituzioni, enti locali, mondo dello sport e delle imprese del territorio, tutti insieme per sostenere la ricerca scientifica nella lotta alla SLA e lanciare un messaggio di sensibilizzazione grazie all'evento Un Gol per la ricerca sulla SLA, primo Memorial Stefano Bonina, il quadrangolare di calcio promosso ed organizzato da Andrea Bonina, che il prossimo 30 giugno allo Stadio Comunale di Maletto coinvolgerà tanti nomi dello sport e della società civile nel ricordo del padre Stefano, dirigente di calcio, scomparso 10 anni fa a causa di questa malattia invalidante, a cui verrà dedicato l'impianto cittadino di Maletto. L'evento è stato presentato proprio nel giorno che celebra la giornata mondiale dedicata alla lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica. Alla presenza di esponenti del mondo della ricerca medico-scientifica e dello sport che hanno apposto la firma sulla maglietta celebrativa. Un gol per la ricerca sulla SLA, un memorial, il primo per ricordare Stefano Bonina, un quadrangolare di calcio che accomuna sport, socialità e solidarietà. Sì, oggi è una giornata molto importante, il 21 giugno è la SLA Global Day, è il giorno mondiale della SLA. Questa iniziativa è stata organizzata oggi, questa conferenza di presentazione alla stampa di questo evento, questo quadrangolare per la ricerca che si terrà domenica 30 giugno allo Stadio Comunale di Maletto, che verrà intestata a mio padre, intitolata a mio padre, poi ci sarà il quadrangolare, si scenderà in campo per la ricerca scientifica. Oggi è stata molto importante questa manifestazione, infatti il senso era proprio sensibilità. Vicepresidente, Catania FC presente, quando c'è da sostenere iniziative come queste, voi rispondete sempre presente, un legame forte tra sport e città. Sì, una volontà di essere presente non solo a voce ma con la presenza fisica, considerando un momento un po' particolare nella preparazione della prossima stagione. Avevo promesso ad Andrea la mia presenza e so che questa iniziativa nasce dal suo cuore, dalla sua passione, non solo di riconoscere la vita di suo papà, ma per fare una ricerca molto importante che io spero nei anni a venire può avere sempre più seguito e importanza.